Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi sono qui per mostrarvi alcuni acquisti che ho fatto in quest'ultimo periodo. Allora, diciamo che sono acquisti molto molto low cost, sono proprio a basso prezzo perché sono andata in quei negozietti che vendono tutto a 99 centesimi, 99 si chiamano, non so se conoscete. Comunque questi negozietti sono un po' sparsi in tutta Italia. E niente, vi faccio vedere alcuni prodottini che ho acquistato in questo negozietto che mi sono piaciuti veramente tanto. Alcuni li ho già provati e mi piacciono veramente tantissimo. Allora, il primo acquisto a 99 centesimi è stata questa palettina della Just Cosmetics. Io di questa marca avevo già un correttore e mi sono trovata veramente bene. Allora, questa è la palettina numero 01 ed è, non so se riuscite a vedere, sì, ed è quella sui toni del verde, perché del verde e del grigio, perché poi c'era un'altra, non ricordo che numero, che era sui toni del rosa e del viola, ma io preferisco di gran lunga questa. Allora, qui c'era l'applicatore che ho tolto e ci sono questi tre colori. E sono tutti e tre shimmer e c'è questo bianco grigino quasi chiarissimo, poi c'è questo verde oliva e questo grigio scuro e sono veramente bellissimi. Vi mostro un po' i colori. Guardate, io non sto passando proprio il dito sopra, cioè ho fatto giusto una passata e i colori sono davvero scriventissimi. Li ho provati, guardate. Sono fantastici, se trovate queste palettine accaparratele perché sono davvero fantastiche. Guardate come sono belli questi colori, sono quasi metallici, mi piacciono veramente tantissimo. Guardate, c'è il colore qui e c'è ancora sulle mie dita, quindi sono davvero scriventissime, consigliate. Poi ho acquistato questa cipria della Essie, cioè della Essence, sempre a 99 centesimi. Questa è la numero 01, la più chiara, c'erano varie tonalità ma erano troppo scure. Vi mostro il colore. Questa è una cipria abbastanza grandicella, contiene 9,8 grammi di prodotto per 99 centesimi, davvero fantastica. L'ho usata una sola volta e mi sono trovata bene, però non so ancora darvi un'opinione certa, però devo dire che mi piace tanto. Questo è il colore, non so se si nota, ma risulta quasi trasparente, opacizza bene. Con questa mi sono trovata bene, 99 centesimi. Poi l'altro acquisto a 99 centesimi è questo blush della Easy Paris, no scusate, della Paris Memory, non so se vedete con il riflesso, Paris Memory. Questo è il blush numero 207, c'era anche il 206 se non sbaglio, che era più un rosato, questo invece è più un pescato. Questo è il colore, qui c'è l'applicatore, questo è il colore, vi mostro il colore, su un dito pulito. Se si riesce a vedere, guardate, non so. Comunque è un colore molto molto naturale, vabbè non si percepisce tanto, è un colore molto naturale, sulle pelli chiare sta benissimo, mi piace tanto, 99 centesimi, anche questo è bello grandicello, contiene 8 grammi di prodotto e dietro c'è scritto blusher with almond oil, quindi è un blush con olio di mandorle. E mi piace davvero tanto, ne basta poco, è molto pigmentato, mi piace, mi piace. Questi acquisti a 99 centesimi mi piacciono tantissimo. Poi sempre a 99 centesimi ho acquistato questo rossettino, sempre della Paris Memory. Ho preso il numero 250. Si vede? 250, sì. C'erano vari colori di rossetto, ma questo mi è piaciuto davvero tanto. Questo è il packaging, carino, molto sfizioso, ti permette di vedere appunto il colore al centro. E qui c'è scritto Lipstick with Vitamina E, quindi con vitamina E. Questo è un colore davvero molto bello. Vedete, ho giusto fatto un po'. È un rosso vino, diciamo. Mi piace davvero tanto che sulle labbra risulta quasi un color prugna. E devo dire che sono molto idratanti, anche senza gloss. Sono molto idratanti, non seccano le labbra e per un paio d'orette resiste questo rossettino. Davvero davvero ottimo, mi piace tanto.
Poi sempre a 99 centesimi ho acquistato un correttore. Questo correttore devo dire che non ha marca, non ha niente, ha un semplice packaging nero con un numero 2 al di sotto. C'è lo scotch, quindi è sigillato, però ho provato il tester e sembrava molto, il colore era unico, c'era solo, no, se non sbaglio c'era il numero 2 e il numero 4. Però provandolo sulla mia mano il tester era, mi piaceva molto come cremosità, come si stendeva, come colore, mi piace tanto. Però questo ancora lo devo utilizzare, però per 99 centesimi un correttore in più fa sempre comodo. Poi il negozietto di 99 centesimi è finita, però ho comprato un gloss in un negozietto di cosmetici della solita marca che acquisto io, Lacoste, questa qui. E devo dire che i gloss di questa linea mi piacciono molto perché durano molto, sono molto pigmentati, hanno la pigmentazione del rossetto, però hanno la consistenza di un gloss, sono, appunto, restano molto sulle labbra per un paio d'ore, restano sicuramente. Io già avevo un paio di gloss altri colori, ma questo mi piaceva tanto perché questo color è un nude, praticamente è un nude che vira al marroncino nocciola e ha dei micro, non sono glitter, sono dei riflessi all'interno che sulle labbra fa davvero un bellissimo effetto. E questo è il numero 43, riuscite a vedere? 43. Eh sì, devo dire che mi piace tantissimo, l'ho utilizzato, ve lo swatcho per farvi vedere il colore, se ci riuscirò mai. Questo è il colore, davvero davvero molto bello, guardate com'è pigmentato questo gloss, mi piace davvero tanto. E questo l'ho pagato 2,50 euro, se non sbaglio 2,50 euro. E niente ragazze, questi sono stati piccoli acquisti economicissimi dell'ultimo periodo, spero vi piacciono e per qualsiasi informazione lasciate un commentino sotto questo video. Un bacione a tutte e grazie per averlo visto, ciao!